Amici sportivi, amici del calcio di Serie D, benvenuti alla Tassara di Breno per quella che è la seconda giornata di ritorno del girone C di Serie D, che parte con grandi ambizioni. È molto staccata dalla Clodiense, perché insomma 15 punti sono davvero parecchi, ma comunque una squadra che difficilmente molerà, anche perché deve difendere comunque la piazza playoff. Però credo che il Treviso farà di tutto per raggiungerli. È una notizia del tutto buona per il Breno, che vede il Chions salire, ma è anche vero che del resto il Charlie Hins rimane sotto. Intanto c'è il colpo di testa di De Respini, se c'è il calcio di rigore. Vediamo il numero 29 contro Recaldini, parte la rincorsa del giocatore del Treviso, il tiro e la rete sotto la traversa, realizza in sicurezza Niago. Il Treviso passa in vantaggio al Tassara, 0-1 al quindicesimo. A battere col destro, a rientrare, la palla per Melchiori al volo, dai, che prova ad andare via Baschirotto, ancora De Respini, Baschirotto lo ferma, poi attenzione perché c'è Nunes che può colpire, poi si giocano le partite. E praticamente, attenzione qui, intanto la Melchiori di testa, tocco di mano, calcio di rigore, calcio di rigore, il fallo di mano di Nunez da Cugna sarà visto da qui. Perticone, calcio di rigore, dal dischetto c'è Vita, minuto 33. Attenzione, Vita contro Sperandio, Vita parte, il tiro, la rete, il portiere immobile, il Breno la pareggia al 33esimo con Vita. E allora pareggio di rigore, fino a questo momento due tiri dal dischetto. Palla in avanti Melchiori, bene per Burato, lo insegue Nunez da Cugna, ma Vita ha già la palla per Casa indietro. Tocco di mano, era fuori area, diciamolo. Il risultato è di 1-1 tra Breno e Treviso. Vita va alla battuta, la palla che scende, c'è la presa del portiere. Tanto dall'altra parte Meola, che vede forse la sua posizione, preferisce invece andare al cross, il colpo di testa di Arcopinto finisce alto. Attenzione alla palla per Scanzi, che poteva diventare buona dal limite, la palla però deviata. Siva qui la deviazione del difensore del Treviso, che ha schermato la conclusione. E allora c'è Verzeni che prova addirittura la conclusione, palla alta quasi dal nulla, Verzeni per Niago, pressato da Baschirotto. Niago però fa passare palla, allora c'è Meola, attenzione perché da lì può dare fastidio Meola, che prova ad andare fino in fondo in mezzo per Arcopinto. Il Treviso raddoppia, l'errore sulla zona di sinistra. Vediamo come Meola va a mettere in mezzo questo corner, l'ottavo diciamo per il Treviso, 3 ne ha battuti il Breno. Il colpo di testa di, credo, Perticone, sbaglia la ripartenza San Pietro, gran palla di Nunes da Cugna per Niago, che in qualche modo riesce a non segnare, grande chiusura di Cristini. Melchiori avanti per Truosolo, vediamo se riesce a prendere il fondo, questa volta va diretto al cross che non è male, maritato di testa poi Bassini, la palla rimane lì, non c'è gol, non c'è gol, aveva toccato Pelamatti. Mentre Vita prova la conclusione, fuori di poco. Attenzione adesso perché c'è la palla recuperata da Vita, che può andare alla conclusione, sbaglia tutto. Che controlla, attenzione perché può anche sparare, da lì ci prova, trova la deviazione. Palla docile tra le braccia di Sperandio. Siamo già oltre il 96esimo, vediamo se l'arbitro ha deciso di dare un ulteriore minuto, perché allora a quel punto il Breno avrebbe un'altra palla. In realtà però Perticone la va a spazzare, allora chiedono il fischio finale che arriva adesso. Il Treviso passa allo stadio Tassara di Breno.